Se manca questo elemento, nulla sarà possibile. Grazie, grazie Rossella. Giuseppe Cocuzzi. Grazie. Diciamo che avevo preparato 2 o 3 punti, ma sono stati già toccati dagli altri, dalle altre persone che sono intervenute. Diciamo, cosa emerge da questo dibattito? Lungo Cahiers de Doléances, 4 anni fa che sono arrivato a Napoli come direttore della sede della Banca d'Italia, abbiamo iniziato a discutere di questi temi. A distanza di 4 anni sono sempre gli stessi. È stato illustrato dal professor Savona un quadro economico nazionale e internazionale molto negativo, un assetto istituzionale anche europeo non adeguato. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo attraversato una crisi finanziaria pesantissima nel 2011, abbiamo rischiato di veder saltare il nostro sistema finanziario, anche europeo, anche la moneta unica, per cui adesso con il progetto di unione bancaria, il nuovo framework europeo, si sta cercando di tamponare queste carenze strutturali. Devo dire che è stato fatto un lungo elenco di riforme da fare e quindi non posso che associarmi ad alcune considerazioni già fatte sul fatto che rischiamo di parlare per slogan, no? E quindi il rischio di non fare niente se attendiamo le riforme, che ovviamente nessuno può sottovalutare che sono importantissime, sono problemi strutturali che noi ci portiamo dietro, però nel breve termine cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare? E la ricetta è quella antica, no? L'intervento pubblico, gli investimenti in infrastrutture, però ed è giusto, perché se con la spesa pubblica a scopo di investimento si mette in moto un meccanismo di moltiplicazione del reddito, questo è indubbio, ma siamo sicuri che risolve i problemi? Probabilmente no. E allora qui, perché alla fine l'economia, noi parliamo di economia, di crescita del mezzogiorno, ma l'economia la fanno gli imprenditori, ci vuole un assetto, un apparato, una struttura imprenditoriale molto forte, e quindi è su questo che bisogna agire, perché ecco, se dovessimo fare l'elenco delle cose da fare, allora sicuramente bisogna aggiungere a quel lungo elenco delle riforme sicuramente l'investimento nella scuola, nell'istruzione, nei giovani, ma non è stato detto oggi, ma la giustizia civile, pensate quanto incide, no, sulle decisioni di investimento anche estere, le carenze della nostra giustizia civile. Però ecco, mi colpisce molto l'ultimo intervento sul fatto che un aspetto peculiare del mezzogiorno è quello che bisogna incidere sul miglioramento delle condizioni del vivere civile. Questo è un aspetto importante, un fattore di contesto, e quindi che poi si riassume. Io ricordo il tempo che passa, ma come dicevo, aumentano gli iscritti a parlare e il tempo è sempre quello. Riccardo Mercurio. Grazie di avermi invitato. Credo che l'aspetto che mi ha più colpito è questo finalmente di fare riferimento ai progetti. Sono veramente i progetti che determinano i cambiamenti. Molto spesso persino le strutture, che sono in realtà sempre temporanee, cambiano solo se ci sono progetti. La mancanza di progetti determina che la stessa struttura organizzativa permane perché non c'è progetto. L'aspetto che però volevo rilevare in maniera estremamente sintetica è che noi abbiamo detto che esiste una mancanza di parte dei progetti, è una cosa sicura, mancano i progetti, però io direi anche che i progetti non sono di buona qualità, e questo è un elemento micidiale, perché anche quello che è passato, cioè quelli che sono stati finanziati e sono in atto, spesso non determinano risultati interessanti per questo territorio. Io devo dire che sono nell'ambito naturalmente della ricerca, dell'innovazione, devo dire che spesso la costituzione di tavoli che devono in qualche maniera rappresentare una garanzia, prima si parlava di necessità di verifica, cioè la paura o la questione di doverci adeguare ai metodi di valutazione che fa l'Unione Europea, ci spinge a creare progetti che non sono di grande qualità o che comunque non tengono conto dei risultati. Nel campo della ricerca e innovazione questo è micidiale, significa sostanzialmente sprecare risorse, anche se quelle risorse apparentemente sono nel bilancio. Quindi io vorrei rilevare questo, sì, molti progetti, ma forse bisognerebbe ragionare anche sui metodi di valutazione a livello europeo.
una burocrazia europea che da questo punto di vista in un paese efficiente non ha grandi riflessi, perché naturalmente esiste una burocrazia capace di crearsi performance e risultati da soli, ma da noi diventa un sistema che in qualche maniera burocratizza anche il processo di realizzazione di un finanziamento attuale. Grazie. Grazie Riccardo. Andrea Garola. Ecco ragazzi, in questo incontro di oggi si parla tanto di grandi progetti e di numeri, cifre impressionanti di fondi europei. Io vorrei dire questo: è vero che con i grandi progetti potenzialmente si creano posti di lavoro, nuovi posti di lavoro, perché spesso non vengono realizzati e grosse risorse vengono spese e sprecate in consulenze. Bisogna però pensare che per dare una mano oggi all'occupazione bisogna anche salvaguardare i posti di lavoro delle aziende esistenti. Basta poco, pochissimo, basta dare pochissimo alle aziende, molto molto di meno di quello di cui si è discusso oggi, per salvaguardare i posti di lavoro. Si è tirato in ballo e si tirava spesso in ballo Keynes con la sua teoria dei moltiplicatori ancora oggi attuale, ma bisogna considerare il periodo storico in cui queste teorie vennero elaborate e l'area a cui erano destinate, un'area in cui le cose si potevano fare, non come a Napoli oggi, parlando della nostra città in cui siamo tutti qui oggi. Abbiamo parlato anche, e riparlando di nuovo di Napoli, del porto di Napoli, a proposito di Keynes e della realizzazione dei progetti, un porto che da 3 anni non vede un presidente dell'autorità portuale, quindi non so come questi progetti anche si possono realizzare lì. Sul porto di Napoli, siccome si è parlato, avrei anche una provocazione da fare, sfruttando questa opportunità della presenza di politici, economisti, eccetera. Si potrebbe, a questo punto, ho sentito dire del progetto di riqualificazione, a questo punto io proporrei addirittura si è parlato di depositi costieri, di raffinerie, a questo punto io proporrei addirittura di levare tutto, ma leviamo anche i cantieri navali, i cantieri di riparazione, i depositi costieri, facciamo fontane, facciamo panchine, prati, eccetera. È una cosa giustissima, così poi dopo, sfruttando le teorie dei moltiplicatori e soprattutto quello della spesa pubblica, lavoreranno persone per 1 o 2 anni e dopo avranno la possibilità di sedersi, dopo che hanno finito queste opere, su queste meravigliose panchine e prati al centro del porto di Napoli. Ecco, questo mi sembra molto giusto. Bisogna considerare che la spesa pubblica, come si diceva prima, facciamo buche, Napoli già ne ha tante, e quindi uno in più, uno in meno non guasterebbe all'estetica della città, ma la spesa pubblica deve essere spesa per far sì che le persone che lavori, che vengano impiegate in queste imprese rimangano per generazioni, come sono rimaste ad esempio all'interno delle aziende piccole anche che operano nel porto di Napoli in questo caso. Ecco perché è vero che impiegando risorse umane per poter anche scavare buche e contribuire alla creazione di progetti considerati da Keynes anche paradossalmente improduttivi, oggi si creerebbe la possibilità di spesa maggiore data dai guadagni di queste persone che lavorano, però spesso dobbiamo considerare che in un'economia globalizzata come quella di oggi le persone che guadagnano spendono questi soldi altrove, basti pensare alle grandi aziende multinazionali, chi guadagna, i figli degli operai, delle persone impiegate, spendono grossa parte delle risorse in prodotti che vengono prodotti al di fuori dell'Italia, penso alla Apple, all'iPhone, all'iPad. Grazie. Grazie Andrea, e proseguiamo con Giuseppe Mazza. No, io volevo associarmi per quanto riguarda la necessità di creare le precondizioni per fare gli investimenti, però aggiungerei alla necessità di riforme, di progettualità, di decisionalità della pubblica amministrazione, elemento essenziale che è stato sollecitato anche dalla signora Paliotti, che è il controllo del territorio e la sicurezza, perché è un elemento di cui si parla da troppi anni e su cui purtroppo non vediamo segnali positivi. Io desidero, per il ruolo che svolgo, dare atto. La festa svolgendo un ruolo notevole e sta svolgendo un'attività di promozione per far sì che il sistema bancario italiano utilizzi i fondi che sono stati messi a disposizione dell'Europa, e questo naturalmente sarà una cosa positiva a condizione che ci sia la possibilità di poterli utilizzare.
perché oggi chi fa banca sa che il problema maggiore dopo i tempi deteriorati è la mancanza di domanda qualificata, di domanda valida. Piccolo contributo, si è parlato dei giovani e del mezzogiorno, che secondo me è il punto centrale di tutto il nostro sistema e dell'obiettivo almeno a cui quelli della mia generazione dovrebbero puntare. Si è parlato del 50% dei giovani disoccupati, il 25% occupato, un 25% non cerca più lavoro. Io vorrei sapere in questa statistica quei giovani del sud, quei tantissimi giovani del sud che sono stati ricordati anche da qualcuno prima di me, che sono andati a lavorare al nord o addirittura all'estero e sicuramente non con la valigia di cartone, quale di questi in questi dati compaiono. E qui naturalmente devo rivolgere un contributo e un atto di accusa soprattutto a noi stessi come classe dirigente. Troppo tempo e troppi soldi sono stati spesi, caro Presidente, in una formazione che non è servita a niente. Io l'ultima cosa che ho seguito è stata la formazione per creare gli operatori degli skill che dovrebbero servire per gli impianti di incenerimento, che non si faranno mai praticamente perché c'è una volontà politica di non farlo. Ma lei pensi un po', se si facesse una formazione avviando un circuito virtuoso in cui naturalmente questa formazione fosse effettivamente legata ai progetti che si vanno a realizzare sul territorio. C'è un must che io ripeto sempre, ricordando i 105 milioni di euro stanziati per Pompei. Cosa avrebbe potuto essere se oltre a cantierare ci fossero stati progetti, qualcuno avesse pensato di creare un'attività formativa specifica, perché poi nel momento in cui si vanno ad aprire i cantieri, io inviterei molti di noi a riflettere sul fatto che probabilmente di geometri, di ingegneri, di muratori, di fabbri, di idraulici, di falegnami e quant'altro specializzati per il restauro non ci sono. E quindi naturalmente ho citato Pompei per dire uno, ma a qualunque altra attività che si va a creare sul territorio, in tutti i paesi occidentali c'è uno stretto collegamento fra i piani di sviluppo e le programmazioni e l'attività di formazione della scuola. Da noi c'è uno scollamento completo. Quindi io inviterei un attimo a riflettere su questo punto. Spero di essere stato nei termini e ringrazio. Grazie veramente per questo sforzo di sintesi. A Medioevo. Tre minuti, tre questioni. La prima, mezzogiorno differenziato, mezzogiorno che è morto. Io credo che i dati macroeconomici, i dati strutturali sono i dati chiari che danno l'idea di una situazione drammatica. C'è un dinamismo nel mezzogiorno che non riesce a farsi sistema. Per questo bisogna ragionare su una scala differente, una scala necessariamente macroeconomica, se si vogliono intensificare gli investimenti e le politiche industriali. Da questo versante, il superamento delle attuali regioni mi sembra uno strumento assolutamente necessario, non bisogna essere timidi su questo. Nella logica non del separatismo, ma nella logica unitaria che era quella di Giorgio Ruffolo quando cominciò a proporre. E se si può cominciare a superare le regioni via amministrativa adottando delle forme di flessibilità, io credo che in questa fase in cui si discute la riforma del numero quinto sarebbe utile discutere anche di come si possano creare delle macro regioni nel nostro paese. Seconda questione, l'Agenzia per la coesione territoriale. Io credo che sia stato un approccio, non se ne è parlato, sia stato un approccio positivo ai problemi del mezzogiorno. Non è la cassa per il mezzogiorno, però in corso d'opera si rischia di perdere quell'impulso che c'era all'inizio, perché ci sono stati emendamenti che hanno stravolto il disegno originario del governo, perché non si capisce chi debba essere l'autorità di gestione, invitare l'agenzia, perché l'agenzia rischia di essere solamente un organismo di monitoraggio delle politiche strutturali del mezzogiorno e soprattutto perché questa agenzia rischia di diventare, con le scelte di organizzazione dell'agenzia stessa, un organismo eccessivamente burocratico e poco legato al dinamismo dei processi economici. Un tema che si collega a questo è quello dell'accantonamento dei 12 miliardi, che non è tanto il tema immediato dell'accantonamento, o solo perché questo intervento è stato fatto solo per le regioni della convergenza e non anche per il centro-nord, ma il tema fondamentale che riguarda anche l'agenzia.
Perché una sanzione preventiva su una programmazione che deve ancora avvenire e non utilizzare quei poteri che sono stati consacrati con i provvedimenti dell'agenzia e con lo sblocco Italia che riguarda i poteri, sostituire la sussidiarietà verticale, intervenire con la sussidiarietà verticale quando non si spremono i fondi e non si raggiungono gli obiettivi. Gli strumenti ora ci sono, l'agenzia, la presidenza del Consiglio. Si parla di programmazione parallela e a questo proposito allora è vera la programmazione parallela, non si tratta solo di far quadrare i conti come invece sembrerebbe. Bene, si utilizzi una parte di questi 12 miliardi, una quota parte per quei progetti che si possono realizzare. C'è un commissario per Bagnoli, ci sarà una società per azioni per Bagnoli. Si utilizzi una quota tra 500 milioni e un miliardo per contribuire ai costi di un progetto come quello di Bagnoli che sarà di 2 miliardi. E si faccia un intervento, visto che lì ci sarà un commissario, ci sarà presto un progetto. Se è in programmazione parallela, si utilizzino in quella direzione i fondi. Un'ultima questione. Ci sono problemi che riguardano anche l'accordo di partenariato. I tempi in cui ancora non è stato varato, doveva partire nelle ultime a maggio, partirà. I problemi sono stati risolti con le osservazioni e con le risposte burocratiche alle osservazioni. Ci sono questioni molto serie. L'ultima questione riguarda la BEI. La storia di queste organizzazioni internazionali, la Banca Mondiale e la BEI, ci ha restituito una stagione importante della vicenda del nostro paese e del Mezzogiorno. Grazie alla Banca Mondiale con l'Impact Loans e alla BEI con interventi di finanziamento più diffuso che sono durati più a lungo, però si è realizzata soprattutto nella fase della Conferenza una stagione di sviluppo del Mezzogiorno. Ora la storia, ho terminato, non si ripete sempre uguale, però se si va ad esaminare a fondo quel meccanismo di finanziamento e quelle modalità di erogazione del credito nel Mezzogiorno, alle imprese produttive del Mezzogiorno, credo che si possa trarne anche qualche insegnamento per la situazione attuale, per operare anche nelle difficoltà e nei vincoli della situazione attuale. Grazie. Grazie a te, Leo. Elena Mazzoni. Dunque, io non farò un intervento tecnico, sia per l'autorevolezza degli interventi tecnici che ci sono stati, sia perché non avrei il tempo di articolarlo. Voglio fare un intervento di atmosfera. Pur condividendo molte delle cose che sono state dette oggi, a me non piace questo clima di pessimismo e di morte, premorte, coma nel quale siamo. Io sono il direttore di un dipartimento di economia che è nel mezzo della terra dei fuochi. Insegniamo economia a studenti che vengono da Casal di Principe, a due passi dalla discarica di Sant'Amaro, che è mediaticamente nota in tutto il mondo per gli eventi che voi ben conoscete. Eppure noi stiamo facendo in questo dipartimento un'operazione, vi ripeto, nell'ombelico della provincia del sud, un'operazione di eccellenza che penso sia dovuta a uno sforzo di atmosfera che noi stiamo generando. C'è la Camorra? Andiamo a fare lezioni e seminari nei beni confiscati alla Camorra. C'è bisogno della microlegalità? Insegniamo ai ragazzi a non buttare le cicche per terra, mettiamo la carta igienica nei bagni. Cioè, oltre naturalmente ad avere un corpo docente che si sforza ogni giorno per trasferire a questi ragazzi, e sono 3.000 anime sottratte a impieghi alternativi, 3.000 anime che, parlo solo del mio dipartimento, potrebbero benissimo essere sotterrate nelle difficoltà e essere fatti preda di impieghi alternativi, e vengono all'università, vengono con grande entusiasmo, siamo collegati con le aziende, vedo Stefano Barcaccio, la prima persona che incontro, una dei tanti imprenditori, tra cui molti anche se qui a questo tavolo, con cui siamo collegati con il mondo del lavoro. Ma perché non ci mettiamo un po' più di forza, perché non ci mettiamo un po' più di determinazione? Forse qualcosa la possiamo iniziare a fare anche così. Grazie. Bene, Paolo De Feo. Nonostante avessimo preso un devo dire che era da tempo che non partecipavo
un confronto di idee così costruttivo. I temi affrontati sono interessanti e molteplici, ognuno dei quali meriterebbe un approfondimento specifico, perché non si risolvono in un dibattito. Però io vorrei tornare al tema: come utilizzare meglio la Banca Europea degli investimenti? Abbiamo i nodi sono scarsità di progetti, scarsa qualità dei progetti e poi il percorso di realizzazione dei progetti tortuoso, quel famoso slalom dove si entra da una porta non si sa da dove uscire. Perché e come si può migliorare questa situazione? Perché è chiaro, cioè un progetto non lo fa o per motivi pubblica utilità e di competenza del pubblico, o perché ha un significato economico, ritorna ed è responsabilità dell'economia e dei privati, ma l'economia e i privati non si impegnano in un progetto se sanno già in partenza che non è facilmente realizzabile proprio per quella tortuosità dell'attraversamento. Insomma, le difficoltà di contesto, cioè il progetto si fa, diciamo, dove si va a fare? La sicurezza, l'infrastruttura, la legalità e per ultimo, non è un dettaglio, la fiscalità. Cioè, il progetto va fatto dove ci sono le migliori condizioni affinché ciò che avviene. Allora noi abbiamo un paradosso. Abbiamo un contesto che potrebbe essere strepitoso, meraviglioso, però tutti i vincoli al contorno fanno sì che nessuno prenda in considerazione di venire a fare un progetto. È un cane che si morde la coda. È chiaro che la riforma delle riforme e la riforma della pubblica amministrazione, perché questo è fondamentale per il nostro paese, per la realtà nostra del Mezzogiorno, dove tutti i problemi del paese qui sono amplificati in maniera straordinaria. Quindi la riforma della pubblica amministrazione è un fatto fondamentale e da questo poi discende tutto il resto. Cioè diciamo, allora, come migliorare dato il contesto? Perché poi alla fine a questo si arriva. Uno, una maggiore apertura, cioè sprovincializzarsi, come Bagnoli, richiederebbe il coinvolgimento delle migliori menti internazionali, perché il posto lo merita, cioè il migliore impegno. Allora sprovincializziamoci e cerchiamo di aprirci al mondo esterno. È vero che i capitali ci sono, non è un problema di capitali, perché paradossalmente ci troviamo in una situazione dove c'è un eccesso di capitali e non c'è la capacità di utilizzarli. Quindi sprovincializziamoci e a livello di pubblica amministrazione cercare, ecco, io apprezzo veramente quello che ha fatto il presidente Caldoro. Siamo arrivati con tempo. Finito. Però un ulteriore sforzo per, dato il contesto, semplificare e cercare di semplificare i percorsi. Questo è quello che voglio dire. Grazie. Ultimo intervento previsto, quello di Sergio Pomo. Sì, saluto tutti quanti, grazie Alfonso. Io credo che sia veramente in pericolo, abbiamo parlato di Simone, Mone il Sud, può morire anche l'Italia, perché io credo che proprio chi sta per morire in questo momento è il futuro dei giovani, ma non solo Napoli, Campania, ma di tutti gli altri. Pensate che ogni anno 500.000 ragazzi abbandonano la scuola e il fenomeno della dispersione scolastica, io presiedo un'organizzazione in Italia che si chiama Mentoring, fondata dai miei parenti americani, Mario Cuomo, Matilda Cuomo. Abbiamo inserito circa 10.000 ragazzi. Due anni fa la Regione Campania ha sostenuto il Forum Mondiale dell'Infanzia, che ha avuto 500 esperti da ogni parte del mondo. Perché è a rischio il futuro dei giovani?
faceva l'intervento della dottoressa Mazzoni, noi la crescita del paese si fa soprattutto sull'education, bisogna soprattutto che questo paese abbia uno shock educativo, ma subito, c'è poco da fare, la partita la giochiamo adesso. Parliamo di corruzione, di legalità, di criminalità, di microcriminalità, di sicurezza, ma la vera riforma deve essere, insieme alle altre importanti, poche ma altre importanti, una riforma sociale ed educativa subito, presto, perché i giovani oggi stanno educando i bambini. Un giorno avremo bravi politici, politici non corrotti, avremo bravi artigiani, onesti imprenditori. La vera rivoluzione, quella di cui tanto si parla oggi, è quella culturale, educativa. Iniziamo dai piccolini, quello che bisogna fare. E di questo non se ne parla, perché l'Italia è un paese che investe poco nell'educazione. E i paesi più civili invece hanno un bassissimo tasso di dispersione scolastica. Allora, noi dobbiamo preoccuparci che abbiamo un Sud Italia col 30% di ragazzi a dispersione scolastica. Significa la dispersione, un fenomeno che alimenta le grosse piaghe sociali. Ragazzi madri, bullismo, baby gangs, violenza negli stadi. Non c'è persona intorno ai nostri affetti che non sia dispersa per la scolastica. Perché ci sono bambini che non amano la scuola. Perché ci sono bambini che non parlano con i genitori. Anche quelle dispersioni scolastiche. Allora noi non possiamo pensare di far crescere un paese, benissimo, i temi economici sono alla base. La First Lady ultimamente, insieme a Matilda Cuomo, un convegno importante sul mentoring, ha detto quanto è fondamentale, credo Alfonso, l'alleanza tra gli imprenditori, che sono il motore, sono la forza, il pubblico, ma il pubblico non corrotto, e la comunità, bisogna promuovere la cittadinanza attiva. Allora certo che l'imprenditore, chi deve venire a investire in Italia, capisce, ma quanto l'Italia è corrotto? Se noi lavoriamo e se noi facciamo tra le altre riforme una riforma educativa, uno shock educativo, verranno investiti anche perché ci sarà meno corruzione. Grazie. Grazie Sergio per questa tua testimonianza. Il cugino di Sergio Di Cuomo è il governatore dello Stato di New York, adesso verrà rieletto noi ci auguriamo il 4 novembre, anzi approfitto per dire che io e Sergio stiamo facendo un comitato per la rielezione di Di Cuomo, che è un italo americano molto bravo allo Stato di New York, e noi ci auguriamo che prima o poi si cambi alla presidenza degli Stati Uniti, perché è il politico più crescito oggi negli Stati Uniti. È una delle nostre parti, perché è della provincia di Salerno, quindi no? Noi siamo impegnati in questa, perché appunto proprio per aprirci e per avere una buona sponda in America dobbiamo anche poi trovare le persone giuste con cui scambiare, perché sennò facciamo i cristi, cosa che è anche piacevole, ma insomma dobbiamo fare anche qualcos'altro. Max, allora 5 minuti di riallacciamento delle tante cose, dei tanti film che sono stati qui illustrati, e poi vorrei che sia Paolo, che Dario, che Stefano avessero anche loro qualche minuto per chiudere rispetto alle cose, e poi dopo a Marco per i saluti finali. Allora, questo riallacciamento dei film vorrei presentarlo però in sequenza con da dove siamo venuti un mese fa e dove vogliamo andare. I figli e i contenuti invece di questa riunione sono più giusto che mi girino Scagnolini e Savona, sono la riunione serviva per discutere con Scagnolini e Savona il primo passaggio che noi avevamo stabilito in questo nostro percorso, cioè quello di parlare di economia. Parlare di economia in che senso? Parlare di economia nel senso che abbiamo portato di Raister, perché appunto questa storia che abbiamo iniziato, percorso che abbiamo cominciato, è cominciato attraverso una riflessione che si è peggiata tutto sommato anche nella giornata di oggi, e cioè possiamo dirla in questi tempi. Il mondo del quale noi facciamo parte, cioè questo pezzetto finale dell'Europa, che come diceva un grande poeta è soltanto una penisola dell'Asia,